Oggi come oggi in America è quasi impossibile vivere questo momento senza pensare alle parallele con Donald Trump e come Berlusconi ha in qualche modo spianato la strada. Morto l'uomo dei Bunga Bunga è stato scritto? Sì. Sì, l'uomo delle veline. In questo momento, forse grazie a Donald Trump, ricordate più voi la vera storia di Berlusconi che noi. E questa è la cosa che mi è sembrata molto interessante. Cioè, è anche bello dell'Italia che c'è il rispetto di un personaggio così importante, però rischia di diventare un po' un santo quando bisogna ricordare in effetti, diciamo, quante ne ha combinato. After all the way we see. Noi siamo tedeschi, noi così... Mi ricordate tutto, no? Signor Schulz, vedrò un ruolo di capo. Io mi chiedo così se veramente era il caso di fare oggi così un giorno di lutto nazionale. Che un ex presidente del Consiglio è previsto dalla Costituzione, è normale che abbiamo un funerale di Stato. Una giornata di lutto è normale, di più no. Colpito dai funerali di oggi. Questo era particolare, avere fuori un po' un'atmosfera da stadio. Forse a Berlusconi sarebbe piaciuto anche questa cosa un po' particolare. A parte questo, trovo significativo un po' che non c'erano tanti capi di Stato, tanti capi di governo. Ma direi che mi ha colpito molto l'omelia del cardinale, che quando lui ha parlato di un uomo che amava le feste, ha parlato dell'uomo. La morte di Berlusconi preoccupa gli Stati Uniti per la stabilità del governo italiano? Per il governo italiano adesso probabilmente ci sarà più inquietudine, più problemi dopo la morte di Berlusconi. Prima o poi penso il partito si scioglierà. La sua voce, la sua faccia, i suoi soldi erano fondamentali per Forza Italia. Senza questo non vedo un futuro per questo partito. Comunque, per tutti quanti, Forza Italia è un elemento moderato nel governo che piace a Bruxelles, che piace ad alcuni partner e che piace probabilmente anche alla Meloni, perché è un biglietto da visita. Il nome di Marina Berlusconi, quindi Dynasty, questo forse lo prendiamo da voi. Ah, ecco, Dynasty, sì. Essendo poi un paese come gli Stati Uniti senza monarchia, noi abbiamo bisogno anche un po' delle nostre regine e re. Diciamo che la stampa internazionale forse è stata un po' più spietata. Si parlerà ancora di Silvio Berlusconi, secondo te? Ah, questo dipende da voi. Sono stati proclamati 7 giorni di lutto, è un po' esagerato.